Fra Marcellino, al secolo Antonio Jacenzaniro, è nato il 13 giugno 1930 a Casa Calenda, in provincia di Campobasso, nel Molise, da Francesco Antonio e Maddalena Altobella. Eravamo sette figli. Ricordo la mamma che serviva. La mattina era la prima ad alzarsi, la sera l'ultima ad andare a dormire. Durante la giornata non si fermava mai. Quando serviva mensa, la prima porzione apparteneva a papà, poi ai figli. E la ricordo, serva della famiglia e serva di Dio. Ha dato alla Chiesa e all'ordine francescano due figli. Un mio fratello sacerdote che è morto e io che vi parlo. È entrato in convento all'età di 16 anni, legandosi temporaneamente all'ordine dei frati minori cappuccini il 16 settembre 1947 e confermando permanentemente la professione dei consigli evangelici il 12 agosto 1951. Dopo l'ordinazione sacerdotale conferitagli il 21 febbraio 1954, si è recato a Roma per conseguire la licenza in teologia e successivamente a Milano per laurearsi in lettere all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quest'ultima non fu una sua scelta, anzi lui non se la sentiva di continuare a studiare e chiese tempo prima di dare una risposta. Espose la sua titubanza a Padre Pio, che gli rispose: "Fai quello che dicono i superiori, altrimenti te ne pentirai per tutta la vita." E Fra Marcellino obbedì. I titoli conseguiti trovarono un felice connubio con le sue doti comunicative. La prima parte del suo ministero sacerdotale fu al servizio degli studenti a Sant'Elia Pianisi e a Campobasso come precettore, direttore spirituale, insegnante, prefetto degli studi, animatore vocazionale e bibliotecario. La stima conquistata tra i suoi confratelli indusse il visitatore apostolico Fra Clemente da Santa Maria in Punta a nominarlo quarto definitore il 28 maggio 1965. Fra Marcellino era ancora uno studente di teologia quando nel 1952 conobbe Padre Pio. Fu inviato a San Giovanni Rotondo per la gestione della corrispondenza in lingua italiana e vi rimase per 2 mesi. Vi tornò per un identico periodo nel 1955 e infine dal 26 aprile al 26 settembre 1965 come addetto alle lettere in lingua inglese e come assistente personale dell'ormai anziano confratello. Ma anche nei periodi in cui svolgeva altri compiti nei conventi del Molise, frequenti erano le sue visite a San Giovanni Rotondo. La continua frequentazione con Padre Pio ha dato occasione a Fra Marcellino di conoscerlo profondamente, di poter entrare in dialogo con lui su aspetti molto intimi e profondi. Oltre ad attingere a questa scuola di spiritualità, il sentimento di ammirazione lo indusse ad annotare in un diario le esperienze più significative vissute con Padre Pio e i racconti ascoltati direttamente dalla sua voce. A partire dal 1991 fu ufficialmente nominato predicatore, servizio che lo ha reso ricercato e apprezzato. Il suo annuncio della parola era caratterizzato, oltre che dalla chiarezza espositiva e dall'accattivante comunicativa, anche da un continuo riferimento all'esemplare esistenza di Padre Pio da Pietrelcina. Così trovava il modo concreto di chiarire al popolo di Dio la parola della vita cristiana, spiegandone le dinamiche e illustrandone le meraviglie. Vi devo dire qualcosa su Padre Pio, altrimenti non siete soddisfatti voi. E non soddisfatto io. Dal 1995, accanto al Ministero della Predicazione, ha iniziato a svolgere periodicamente il suo servizio come ministro del Sacramento della Riconciliazione a San Giovanni Rotondo, dove fu trasferito definitivamente nel 2004. A vantaggio di tutti i devoti di San Pio, ha poi raccolto e pubblicato i suoi ricordi e le sue ricerche in diverse opere letterarie, testimoniando così l'affetto del santo stigmatizzato per tutti i suoi devoti e descrivendoci così i mezzi che egli usava per alimentare la sua fede, e cioè la preghiera e la meditazione. Da alcuni anni la comparsa dei primi sintomi di una malattia neurodegenerativa ha segnato una progressiva limitazione della sua attività apostolica e ha portato purtroppo alla perdita graduale prima delle capacità mentali e poi dell'equilibrio fisico.
La sua situazione ha richiesto negli ultimi anni una continua assistenza, che ha potuto trovare nell'infermeria provinciale, dove, assistito amorevolmente dai suoi confratelli e dalle suore, ha vissuto l'ultimo tratto della sua vita e il 26 luglio 2021 ha esalato l'ultimo respiro. Fratelli miei, fede in Dio Padre, fede nella misericordia di Dio che tutto dispone nella nostra vita, fede nello Spirito che ci guida in questo pellegrinaggio terreno.